Ok. Vediamo, a quest'ora c'è il Toto Quiz. Cari adoratori di Totò, eccoci ancora insieme ad una nuova puntata di Totò Quiz. Oggi vorrei salutare Rosario Romano. Rosario è il gestore di antoniodecurtis.org, anche conosciuto come Il Pianeta Totò, uno dei siti internet benemeriti che contribuiscono ogni giorno e in ogni luogo a ricordare il nostro grande Totò. Caro Rosario, la passione è un dono certamente, ma l'impegno ha un valore. Attraverso il Totò Quiz, grazie da tutti noi per il tuo impegno. Ma adesso passiamo al momento in cui rendiamo onore a un attore o un'attrice del sistema Totò. Questa volta voglio ringraziare Carlo Croccolo e ci parlerò direttamente. Signor Croccolo, qui c'è mezza Italia in Italia e un'altra mezza Italia all'estero che la ama. Tutti noi che adoriamo Totò siamo anche quelli che si sono sempre immedesimati in lei quando lei era al suo fianco. Nei ruoli di un giovane un po' sprovveduto, ma sempre buono e paziente, lei non stava solo recitando. Lei non era una spalla del principe, non nel senso tipico del termine tecnico. Signor Croccolo, lei più di altri era un catalizzatore, un mediatore formidabile tra la risata, la nostra, e alcuni personaggi di Totò, a volte un po' troppo fuori dalle righe. Quasi un magico tramite, mai antagonista del principe. Lei era la sua più naturale e dolce continuazione. Un grazie fortissimo e sempre attuale da tutti gli amanti dei film di Totò. Oggi salutiamo Ezio Verzì. Ezio è il gentilissimo padrone di casa del canale YouTube Kawada 19, dedicato a Peppino De Filippo. Totò e Peppino sono quasi come un blocco unico nell'immaginario collettivo italiano. È per questo che noi del Totò Quiz non possiamo fare a meno di salutare e ringraziare Ezio per il suo impegno nel ricordare il grande Peppino De Filippo. Grazie Ezio. E da Ezio Verzì passiamo a Ninetto Davoli. Sebbene Ninetto Davoli sia stato l'attore feticcio di Pierpaolo Pasolini, ha comunque avuto l'onore di recitare al fianco del nostro Totò, in più pellicole. A Ninè, qua c'è gente che ti invidia da morire e che ti vuole un gran bene. Presentare l'amico di questa volta non ci sono parole. Ve lo ricordate il film San Giovanni Decollato? Quello del 1940, rifacimento dell'omonimo film del 17 di Telemaco Ruggeri, ma del regista Amleto Palermi? Indovinate chi abbiamo l'onore di avere come seguace del Totò Quiz? Il nipote di Amleto Palermi! Luca Massenzio Palermo. Un caro saluto a lui e alla sua famiglia da tutti noi del Totò Quiz. Quiz di questa puntata. Il nostro archivista capo ci farà ascoltare una divertente, un po' rischiosa, e certamente liberatoria clip con la voce del principe. Drizziamo le orecchie e concentriamoci. E non appena avete la sicurezza della risposta, provate ad aggiudicarvi la nostra cocozza virtuale per la corsa al titolo mondiale di esperto di Totò. Vi aspettiamo numerosi come al solito, alla prossima puntata. Deve esserci una morale in tutto ciò, ma non riesco a capire quale. Chiudi.